qui. Voglio far vedere, qui manca un rigo. Tu mi dirai come manca un rigo. Manca un rigo, aspetta, questa sono io, questa non è Anna Rita, guardate. Manca un rigo perché Anna Rita non ha una riserva, non ha una riserva di legge ai sensi della legge 68. Chi ha inserito a maggio e l'ha potuto fare solo a maggio questa cosa, si trova qui. Tra questi due righi, tra espressioni, preferenze, supplenze annuali e precedenza di cui la legge 104, anche il rigo per riserva di legge. Attenzione, riserva di legge è una cosa diversa rispetto alla 104. Riserva significa che io non scelgo prima degli altri, ma ho diritto ad una riserva di posti, una percentuale di posti, ma sempre nell'ambito del contingente e solo sui posti ad orario intero. Cosa diversa è la 104? Quindi se io ho una 104 non l'ho inserita a maggio, perché non si inseriva a maggio, anche perché la 104 può intervenire in qualsiasi momento. Io la posso aver acquisita e posso essere diventato beneficiario anche oggi. Quindi faccio azione disponibile, inserisci. Ecco qua, qui è un vero, per me che sono addetta ai lavori, è semplice. Per chi non lo è, diventa complicato, quindi per questo è bene che lo spieghiamo. Stiamo parlando di come andare a inserire la priorità di cui alla legge 104, quindi avere una precedenza che è una cosa diversa rispetto alla riserva. Riserva dei posti, mi riservano un posto ma non scelgo per prima. 104, nell'ambito dello stesso contingente, del contingente, io posso scegliere la sede prima degli altri. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo quattro opzioni e dobbiamo fare attenzione. La prima opzione, le prime due, riguardano una disabilità personale. Io ho una 104 personale mia, che non è grave, un articolo 21, legge 104-92, ma ho anche un'invalidità superiore ai 2/3. In questo caso io fleggerò questa opzione. Come vedete, nel momento in cui qui non c'era niente, nel momento in cui ho fleggato, automaticamente mi si apre quest'ulteriore tendina che mi dice ente che ha rilasciato la certificazione, quindi ASL, INPS, a volte ci sono le sentenze e quant'altro, data della richiesta, numero dell'atto, che sono tutte recuperabili sull'atto che avete. Dopodiché vi chiede di inserire scegli file. Quindi, prima di procedere, mettete insieme, si può inserire solo un file. Mettete tutte le vostre dichiarazioni o comunque tutta la vostra documentazione afferente la 104, in questo caso anche l'invalidità, in un unico file, PDF o zip. Attenzione alle dimensioni massime di 1 MB. Guardate, in questi giorni, anche per le missioni in ruolo, mi sono arrivate tante richieste. Roberta, non riesco a inserire il file perché è troppo grande. In rete trovate, la rete ci viene in aiuto, in rete trovate tanti siti che vi permettono di ottimizzare e di comprimere i file PDF. Utilizzate quelli e sicuramente troverete la situazione. Scrivete sul motore di ricerca ottimizzare o comprimere un file PDF online, free, senza spendere soldi, e risolverete il problema. Quindi questa è, ripetiamo, persona che ha una disabilità personale, 104, con un'invalidità superiore dei terzi. Questa invece è un'altra persona che ha sempre una disabilità grave, con connotazioni di gravità, articolo 3,3, ma non ha l'invalidità. Quindi in questo caso va in subordine, quindi se ci sono due persone che concorrono, chi ha anche un'invalidità sceglie prima di una persona che l'invalidità superiore ai 2/3 non l'ha. Dimmi. Roberta, scusami, volevo precisare un attimo una cosa. Tu hai parlato appunto della questione delle 150 preferenze. Ecco, siccome ci stanno chiedendo ancora, perché c'è un po' di confusione, ecco, fino a 150 preferenze e sono 150 anche se fai la domanda per il ruolo. No, Quindi per fare, allora,
Per fare la domanda, per quella è un'altra cosa, la domanda per il ruolo 150 preferenze e basta. A Ok, meno che non abbia due titoli di sostegno. ecco, quindi no, perché hai specificato, ecco, 150 volte, quindi significava 150 per 700, cioè arrivavamo a un numero assurdo, ecco. Volevo un attimo, cioè, chiarirci meglio questo aspetto perché è veramente importante per i nostri Sì. lettori, ecco. Allora, per quanto riguarda il ruolo, vi ho fatto vedere, magari dopo ci possiamo ritornare. Per quanto riguarda il ruolo, nel caso che abbiamo fatto vedere, la Narita concorreva soltanto per ADE, quindi soltanto per il sostegno scuola primaria, perché ha un solo titolo di specializzazione sul sostegno. E quindi è normale che in quel caso lei potrà inserire soltanto 150 preferenze, perché concorre per una sola classe di Fino a concorso. 150, Fino ecco. a 150, certo, Chiaro. fino a 150. Posso mettere neanche 3. Se non voglio andare sull'isola, voglio andare sulla montagna, ne metto 3, 4, 5, 6, ok? Ok, E benissimo. mentre per le supplenze, o comunque se ho più titoli di sostegno, metto 150 preferenze per la primaria. Mettiamo caso una persona che ha il titolo di sostegno per la scuola primaria e anche il titolo di sostegno per la scuola secondaria di primo grado, o per la scuola secondaria di secondo grado, va da sé che metterà 150 preferenze per il ruolo per la scuola primaria e 150 preferenze per il ruolo per la scuola secondaria, anche perché nella scuola primaria non ci sono non c'è la possibilità di avere un ruolo per la scuola secondaria e viceversa. Quindi per forza di cose devo inserire 150 e 150. Ok? Spero di essere stata Ok. più chiara. Quindi in questo caso stavamo dicendo, ho un articolo 3,3 ma non ho l'invalidità. Vediamo queste due e facciamo attenzione a queste due. Questa terza opzione, chi è che la flagga? La flagga la persona che assiste un disabile, che sia in questo caso figlio, io genitore o purtroppo un figlio disabile grave o purtroppo un fratello o una sorella disabile, o purtroppo qualcuno di cui ho tutela legale, che sia anche un mio genitore di cui ho la tutela legale, ma ci vuole tutta una procedura, devo avere la tutela legale, ci deve essere un giudice che me l'ha assegnata e quant'altro. Vi chiede il cognome e il nome della persona che assistete, quindi se scelgo figlio, cognome e nome del figlio che assisto, quando è nato, luogo di nascita e comune di residenza, domicilio. Questo è importante perché quando, siccome si agisce così come per la mobilità e per le assegnazioni provvisorie, dovete, quando andate a fare la scelta delle scuole, inserire in prima battuta prima le scuole per preferenza sintetica e poi il comune dove risiede il vostro congiunto. Cioè, voi dovete dire al sistema e all'amministrazione: guarda, io ti chiedo una precedenza per la legge 104 perché devo assistere questa persona, devo accudirla, ho da fare con lui. Però per dimostrarti che veramente lo voglio accudire, io ti sto inserendo come prima battuta tutte le scuole di quel comune dove lui risiede. Quindi per questo il sistema ve lo chiede. Ok? Cosa diversa invece di, vedete, qua vi dice dichiara inoltre obbligatoria in caso di assistenza a disabile in situazioni di gravità che l'assistito non è ricoverato, perché se è ricoverato non ho diritto, e qui devo andare anche qui a inserire tutti i dati che abbiamo visto prima. Se invece di assistere mio figlio o mio fratello o sorella o una persona di cui ho la tutela legale, inserisco questa quarta opzione, 1, 1, 2, 3, 4, io scelgo. Sto dicendo al sistema che sto assistendo mio marito o mia moglie, oppure la parte dell'unione civile, oppure il mio genitore. Quindi prima era un genitore che accudiva un figlio, adesso è un figlio che invece si prende cura del proprio genitore. E anche in questo caso richiede nome e cognome e anche il comune. E ricordatevi la faccenda di inserire il comune nelle scelte. Qui poi ci sono delle altre dichiarazioni che sono quelle che ci sono stati altri familiari che hanno fruito dei 3 giorni di permesso mensile ai sensi dell'articolo 33,3. Quindi questo è per quanto riguarda le preferenze. Ora
passo dalla domanda di Anna Rita, che era, vi ho fatto vedere la dichiarazione, torno qui, dichiarazione di